Buongiorno agli amici della Biblioteca San Giorgio di Pistoia. Nell'attesa di poterci vedere di persona, spero presto, mi presento. Io sono Sandro Campani e questo è il mio ultimo libro. È uscito per Einaudi, si chiama I passi nel bosco. È il mio quinto libro, ho pubblicato finora, il mio secondo per Einaudi. Ho pubblicato finora quattro romanzi e una raccolta di racconti. Come tutti i miei libri precedenti, come tutte le mie storie, è ambientato in una valle immaginaria nell'Appennino tosco-emiliano, che io sto mano a mano negli anni reinventando, trasfigurando, a partire dalla valle in cui sono cresciuto, che sta a metà strada sul confine tra la provincia di Reggio Emilia e quella di Modena. Chi ha già avuto occasione di leggere altri miei testi, troverà qui, nei Passi del Bosco, alcuni personaggi che già conosce, perché dal primo libro che ho pubblicato sto portando avanti un mondo, sto ricreando questo mondo immaginario di personaggi e di storie che si intrecciano, quindi chi magari ha fatto il comprimario in un'altra storia si trova a fare il protagonista qui. Ci sono personaggi che anche soltanto per un breve cameo compaiono in quasi tutti i miei libri. Questa è la storia di un ritorno. È la storia di un ritorno al paese di un personaggio che se n'è andato, a differenza degli altri, e se n'è andato in un modo misterioso. È sempre stato Luchino. Un personaggio sfuggente, un corsaro, un avventuriero, imprendibile. Il personaggio a cui tutti gli altri guardano, chi con rancore, chi con amore, chi con malinconia, chi con rispetto e chi con malcelata invidia, come colui che sta vivendo la vita che forse loro avrebbero voluto vivere e non hanno potuto vivere. Cosa poi sia questa vita che Luchino fa chissà dove, lontano, in posti di mare, vivendo chissà quali avventure, nessuno lo sa. Quello che sanno è che Luchino è tornato proprio nei giorni in cui avviene il taglio del bosco del suo fratello morto, Fausto. Fausto ha lasciato un albergo diffuso che è in via di ristrutturazione, era il suo sogno finirlo, ha lasciato una vedova e un bambino piccolo. E in questi giorni tutti i personaggi si radunano per pulire, per tagliare il bosco, non proprio per abbattere le piante, per far legna, quanto per la manutenzione del bosco. Dopo l'inverno ci sono piante che si sono troncate per colpa della neve, c'erano piante malate, ci sono i rovi da pulire, fossi da rincanalare affinché l'acqua non si sparga dappertutto. In cinque si ritrovano con le loro motoseghe a tagliare il bosco della Betty, la vedova di Fausto. E proprio in quel giorno Luchino è tornato, ma non si fa vedere. Quindi questo in sostanza è un romanzo corale in cui cinque voci narranti, più un bambino, che è Beniamino, il figlio piccolo della Betty, prendono la parola a turno e, come radunandosi attorno a un buco nero e misterioso, parlano attorno a un personaggio che non è mai in scena, che è Luchino. Ciascuno di loro, la Luisa, Francesco, Oreste, l'Emilia, Antonello, ha qualcosa da recriminare a Luchino, ha un sogno, ha una malinconia che fa riferimento a Luchino, e ciascuno di loro, nel parlare di Luchino, parla anche di sé, e nel parlare di sé, suo malgrado, si tradisce e rivela al lettore delle cose che forse avrebbe preferito nascondere. Quindi alla fine le voci si rincorrono, si alternano, fino a far crescere una tensione che porterà Antonello, la più complessa delle cinque, e il vero antagonista di Luchino, colui che in fondo sta ancora subendo i colpi di quello che Luchino, quando scappò, gli fece subire. Portano Antonello a un duello finale che avrà una soluzione forse deludente, forse malinconica, forse tragica, questo lo scoprirete leggendo. In tutto ciò il bosco
E il paesaggio dei miei posti è sempre non solo un ambiente, ma per me è un personaggio come gli altri, eh? E ciò che circonda le voci dei personaggi e le determina. Nessuno dei miei personaggi potrebbe essere se stesso se non parlasse da quel bosco, da quella luce, guardando quegli alberi lì. Spero che possiate leggerlo, che possiate prenderlo in prestito in biblioteca. Vi saluto, grazie per l'attenzione, ci vediamo presto. Ciao a tutti.